Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi vado a sistemare la cucina che ieri sera è rimasta così com'era perché ho fatto tardi e vado a sistemarla in modo molto veloce prima di cucinare il pranzo. Come pranzo abbiamo stick di alette di pollo e i pomodori, farò i pomodorini confit in friggitrice ad aria e farò anche gli stick di polenta alla paprika, sempre con la friggitrice ad aria. Per prima cosa tiro su i piattini dove i miei gatti hanno mangiato l'umido e comincio a svuotare la lavastoviglie perché poi la riempirò con le cose che sono nel secchiaio. Vado a sistemare poi i piatti dentro lo scolapiatti, io li tengo lì, non ho l'abitudine di metterli dentro qualche altro mobile, comunque come vedete io ho una cucina molto piccola e stretta, quindi devo ottimizzare assolutamente gli spazi e deve essere più funzionale possibile. Metto via anche le posate, ovviamente forchette con forchette, coltelli con coltelli, cucchiai con cucchiai, mi piace essere molto ordinata e ogni cosa in uno spazio piccolo, a maggior ragione, deve avere il suo posto. Tiro fuori adesso anche tazze e bicchieri dal cestello superiore. Per quanto riguarda le tazze, io ho adottato questa soluzione, ho comprato da IKEA questo supporto dove vanno attaccate le tazze, ho guadagnato spazio e poi anche per quanto riguarda i bicchieri ho acquistato sempre da IKEA queste alzatine, vedete, di metallo che mi permettono di guadagnare più spazio. E ora che la lavastoviglie è vuota, vado finalmente a caricarla con le stoviglie che erano rimaste appunto nel secchiaio. Solitamente non mi piace lasciare dalla sera prima le stoviglie lì, ma ieri sera avevo fatto tardi ed ero veramente veramente stanca. Vi voglio mostrare cosa faccio quando mi succede questo, cioè una padella che non è stata messa in ammollo e nella quale si è addensato talmente tanto il grasso che neanche la spazzola riesce a tirarlo via. Prendo un piccolo pentolino e ci metto pochissima acqua, non occorre metterne tanta, e la faccio scaldare sul fuoco velocemente di modo che diventi quasi bollente. Poi aggiungo una goccia, ma vedete proprio una goccia di detersivo liquido per i piatti, e vado ad aggiungere l'acqua caldissima, ovviamente è più calda di un'acqua che esce dal rubinetto. Il grasso si scioglierà all'istante e in un attimo riuscirete a toglierlo con la spazzola e con il goccio di detersivo che aiuta appunto il grasso a sciogliersi in combo con l'acqua calda, poi potete riporla così nella lavastoviglie. Vado a pulire il lavandino, oggi uso questo spray multiuso di Fabuloso che è molto buono e profumato e mi pare che pulisca proprio bene. E adesso pulisco anche il piano cottura che, come vedete, è in condizioni penose. Per prima cosa spruzzo sempre un po' di Fabuloso, ma poi andrò a passare tutto il piano cottura con la pasta di Lidl che io adoro, la pasta V5, quella bianca, super profumata, super pulente. Ci pulisco anche le piastrelle dietro al piano cottura, poi ovviamente questa va sciacquata ma viene via molto facilmente e lascia veramente il ripiano lucidissimo. In questo caso lavo a mano la friggitrice ad aria semplicemente perché mi serve subito appunto per cucinare, ma altrimenti può essere messa tranquillamente in lavastoviglie, infatti di solito la metto in lavastoviglie.
Passiamo adesso al piano di lavoro e do una passata sempre col fabuloso anche al tostapane e alla macchinetta del caffè, perché inevitabilmente sono vicine al piano cottura, quindi si schizzano, si ungono, si sporcano, quindi vanno puliti anche loro. E poi passo appunto a pulire proprio il piano di lavoro e il cassetto, questo cassetto che utilizzo per tenere dentro le capsule del caffè, per tenerci sopra i barattoli del sale e dello zucchero che avevo preso da Lidl e che trovo molto comodo. E poi pulisco anche un pochino le piastrelle dietro. E finalmente, ragazzi, la cucina ha ripreso un aspetto decente. Adesso andrò a finire di asciugare la friggitrice ad aria, finalmente anche il secchiaio è in ordine. Nel frattempo ho messo nella friggitrice ad aria i pomodorini, perché faccio un pochino di pomodorini confit, ne faccio pochi perché in realtà mangeremo le alette di pollo con gli stick di polenta. I pomodori piacciono solo a me e mia figlia, mio figlio non li mangia, quindi ce ne siamo fatti un pochettini per noi due. Sono davvero un contorno super super appetitoso. Nel frattempo ho messo a cuocere assieme anche stick di polenta e alette di pollo e mi accingo a tirarle fuori e ad andarle a mangiare. Sono super croccanti e saporite. E quindi io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e spero che ci vedremo ad un prossimo video. Tanti bacioni e buon appetito a me!